Per Reggio nel Pallone iniziamo l'analisi del campionato della Regina a gruppi di 5 partite. Per la verità, l'ultimo gruppo si andrà per 7 partite. Le prime 5 partite vedono la Regina a quota 5 punti, però è una quota reale, è la quota del campo. In classifica, invece, soltanto 3 punti e quint'ultima posizione con Ascoli e Lanciano, proprio quel Lanciano che poi inciderà terribilmente in tutta la storia del nostro campionato. L'inizio è di una vittoria in casa, 2 pareggi, di cui uno fuori casa, 2 sconfitte, entrambe lontane dal granillo, 6 gol fatti, 8 gol subiti. Vediamo quali sono i punti salienti di queste 5 partite. Intanto c'è subito un rigore contro la Regina, alla prima lo segna Pucciarelli per l'Empoli. Primo e unico gol per Fischenhaller nella partita successiva, quella in cui la Regina batte la neopromossa Pro Vercelli. Poi c'è il grande ostacolo di Verona, la Regina perde ed era aspettato, perché il Verona, come poi dimostrerà alla fine del campionato, era una delle corazzate dello stesso. Ceravolo contro il Modena, arriva il secondo gol di Ceravolo, arriva anche il primo gol di Ceravolo, di Comi, scusate, su calcio di rigore, il primo gol amaranto del giocatore in prestito dal Milan. Ma poi arriviamo subito al fatto che ha determinato negativamente il campionato e forse anche le sorti di Dionigi. Arriva la matricola Lanciano, è un incontro in notturna, tutti pensano ai 3 punti della Regina, forse alcuni pensano ai 3 punti facili della Regina, perché Lanciano del girone di andata non faceva davvero paura a nessuno. Ed invece cosa succede? Succedono alcuni fatti, ve li raccontiamo. Mammarella tira da circa 40 metri e quello già è, come dire, un chiedere un forte ausilio alla fortuna. Ma l'ausilio, la fortuna, la spinta, la fortuna gliela dà Facchin, che è assai incerto nel volare verso il pallone scagliato da lontano da Mammarella. E se il pallone si insacca, il Lanciano va in vantaggio e così inizia un piccolo calvario per la Regina. Ma ripeto, sarà un calvario le cui componenti, le cui implicazioni la Regina avvertirà sulle spalle per tutto il campionato. Ma non è ancora finita, perché Ceravolo, grande goleador e capace di trasformare i rigori, quella sera non vede assolutamente la rete, sbaglia un calcio di rigore, il Lanciano conquista 3 punti, la Regina 0. Pensate se il Lanciano avesse avuto 2 punti in meno in classifica e la Regina 1 in più, forse a Vicenza col direttore Rocco Musolino e con tutto il team della redazione esterna di Radio Touring non avremmo certo sofferto. Ma non è ancora finita, perché per concludere la negatività della partita contro il Lanciano, Rizzo si fa espellere.